È iniziato questo pomeriggio alle 17 da Bressanone il tour tutto alto a Tesino di Matteo Salvini, che in serata ha poi toccato Bolzano e Merano. Temi forti della sua scaletta, i profughi. Che l'Italia fa ridere l'Europa e fa ridere il mondo, perché giustamente gli altri stati, l'Austria, la Francia, la Svizzera, la Spagna, difendono i loro confini, aiutano prima i loro cittadini e respingono i clandestini. Noi paghiamo colazione, pranzo e cena in albergo a migliaia di persone che non sono profughi ma clandestini, e quindi sono tutti soldi che sottraiamo alla gente di Bolzano. Coloro che scappano dalla guerra sono una minoranza. Nelle ultime ore ne sono sbarcati 3.000, ne sono morti una quarantina e ci sono 150 persone in isolamento per scabbia. Se l'Italia pensa di andare avanti così, non penso che faccia un favore a nessuno. Basta andare in stazione a Bolzano per vedere qual è la condizione di questa gente e degli italiani. La sala dell'albergo brissinese che ha ospitato il suo comizio è stata letteralmente presa d'assalto da militanti e simpatizzanti del Carroccio, oltre che da semplici cittadini animati dalla curiosità di vedere da vicino un VIP della politica e, viene da dire, della televisione, vista la sua assidua presenza sui programmi del piccolo schermo. Per Salvini è stata anche un'occasione per parlare di autonomia. Io vorrei arrivare al fatto che la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e le altre regioni arrivino al livello di autonomia e di competenze affidate alla provincia di Trento e Bolzano. Purtroppo il governo di Renzi sta facendo l'esatto contrario. Renzi oggi è venuto a Bolzano e alla stessa provincia di Bolzano il governo ha tolto 3 miliardi di euro. Quindi io non voglio togliere una lira a Bolzano, ma voglio dare agli altri. Purtroppo Renzi invece sta tirando giù tutti quanti a partire dall'Alto Adige.